medicina di genere, specialità, ultra specialità, l'urologo che si occupa particolarmente dell'aspetto urologia femminile, cistiti, ma in realtà al di là di questa super specializzazione c'è sempre più bisogno di un ampliamento della visione. Quindi le due cose, l'una non esclude l'altra. Visione specialistica ultrasettoriale che si accompagna ad una visione più ampia. Quindi possiamo parlare di una medicina che guarda tutta la persona? Dobbiamo farlo. Le funzioni corporee e quelle emotive non sono scindibili. Ecco che allora può nascere un approccio cosiddetto di medicina integrata, dove per integrata intendiamo che noi possiamo integrare, affiancare alla nostra conoscenza medica contemporanea altre forme di sapere medico. Organizzazione Mondiale della Sanità e anche il Fondazione Nazionale Ordine dei Medici e Chirurghi Italiani ha riconosciuto tre medicine definite complementari: l'agopuntura, l'omeopatia e la fitoterapia. Quindi chi pratica una o più di queste medicine in realtà integra questi saperi antichi, rivisitati in chiave moderna, con gli studi scientifici che vanno a supportare queste conoscenze antiche, con la nostra medicina convenzionale. E di questo mi occupo. Integro la urologia, la più ortodossa, la più scientifica, la più moderna possibile, con una medicina antichissima, che è la medicina cinese, agopuntura. L'agopuntura consente di ottenere un riequilibrio di numerose funzioni dell'organismo, può stimolare il benessere e può curare le malattie. Integrata alla nostra urologia, diventa un'arma in più. Assieme all'agopuntura si possono usare le piante, in particolare le piante aromatiche. Le piante aromatiche generano gli oli essenziali. Gli oli essenziali sono dei concentrati di molecole chimiche, alcune delle quali straordinariamente potenti. Quindi nella mia pratica clinica integro la urologia con l'agopuntura, con l'aromaterapia medica scientifica. Grazie.